Svegliarsi nel cuore della notte e trovarsi di fronte ladri spietati e senza scrupoli in casa è l'incubo che è stato vissuto questa notte da una famiglia di Sanza, dove due persone sono state ferite dai malviventi nel corso di un furto notturno che si è poi trasformato in rapina. I banditi, da quanto si apprende, si sono introdotti nell'abitazione di Corso Umberto I, mentre all'interno un'intera famiglia dormiva, ed hanno cominciato a fare man bassa di oro e oggetti di valore. Una delle componenti del nucleo familiare è stata svegliata dai rumori ed ha allertato il marito. I due si sono alzati e si sono trovati davanti due malviventi al volto scoperto che stavano facendo razzia nella loro casa. Un vero e proprio incubo si è materializzato e marito e moglie istintivamente avrebbero cercato di fermare i malviventi, che senza alcuno scrupolo si sarebbero divincolati picchiandoli e dandosi alla fuga, infrangendo una porta a vetri la cui rottura ha causato il ferimento della signora, la quale ha riportato diversi tagli. In casa erano presenti anche altri componenti del nucleo familiare, che aveva appena finito di festeggiare un 50° anniversario di matrimonio. Erano tutti andati a letto serenamente verso le 2, ma intorno alle 4:30 circa invece una serata di festa si è trasformata in una notte di angoscia a causa dei ladri. Per la signora rimasta ferita e per la coppia più anziana di suoceri, anche loro svegliati dai rumori, avvertiti e rimasti sotto shock, si è reso necessario il ricovero presso l'ospedale di Sapri da parte dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri della stazione di Sanza, che hanno immediatamente dato il via alle indagini per risalire ai responsabili. Da quanto si è appreso, anche un'altra abitazione di Sanza è stata visitata, probabilmente dalla stessa banda di ladri in precedenza questa notte. In questo caso la donna residente addormentata non si è accorta di nulla. I ladri avrebbero comunque racimolato un magro bottino.